È per lei che gli uomini e gli angeli ricevono la grazia. Nessun dono è ricevuto nella Chiesa senza l'assistenza della Madre di Dio, primizia della Chiesa glorificata. Ora, avendo raggiunto il termine del divenire, occorre che ella presieda ai destini della Chiesa e dell'universo che si svolgono ancora nel tempo. Un inno mariano della Chiesa d'Oriente esalta la Madre di Dio come la persona umana che ha raggiunto la pienezza dell'essere divino. Cantiamo fedeli la gloria dell'universo, la porta del cielo, la Vergine Maria, fiore della razza umana e genitrice di Dio, colei che è il cielo e il tempio della divinità, colei che ha superato i limiti del peccato, colei che è il consolidamento della nostra fede. Il Signore che è nato da lei combatte per noi. Sii pieno d'audacia, o popolo di Dio, perché egli ha vinto i nemici, lui che è onnipotente. Il mistero della Chiesa è inscritto in due persone perfette, la perfetta persona divina del Cristo e la persona umana della Madre di Dio. Così Vladimir Lossky.